questo programma è offerto da Tecnocampus. Mercoledì 12 giugno, buongiorno da Teleprima, benvenuti anche oggi alla nostra quotidiana rassegna stampa come ogni mattina offerta da Tecnocampus. Anche in questa giornata tanti fatti in primo piano, si parla ancora di governo ma anche di CSM, ancora tante polemiche per quanto riguarda le rotture all'interno, soprattutto le frizioni tra i due vice premier e il ministro Tria, insomma tante ancora le discussioni in atto, ma cominciamo subito a sfogliare le prime pagine dei quotidiani nazionali e partiamo questa mattina con il quotidiano di Via Solferino e Corriere della Sera e vediamo che l'apertura è sulla tassa sui soldi nascosti. Cassette di sicurezza, Salvini lancia l'imposta, debito, l'Unione Europea avverte Roma e Juncker. L'Italia rischia che si apra una procedura di infrazione, Conte replica, con Atene però sbagliò. E intanto vediamo nella parte sinistra della pagina, nell'editoriale di Cassese, politica e toghe, bloccate le porte girevoli, e intanto altri consiglieri del CSM alle riunioni per le nomine. E il tabaccaio sparò dall'alto e alle spalle. Questa è la notizia che adesso sarà comunque visionata ancora meglio, valutata, soprattutto perché si è parlato di legittima difesa per il tabaccaio che ha sparato all'uomo che ha tentato di derubare la sua tabaccheria, però si era parlato di una colluttazione, quindi ovviamente di una difesa. In questo caso invece risulta, secondo quelle che sono le ricostruzioni in seguito all'autopsia, lo sparo è arrivato dall'alto e alle spalle. Insomma, una vicenda che ancora farà discutere e soprattutto solleverà un polverone di polemiche. Ma ancora continuiamo a vedere la prima pagina di questo quotidiano. Olimpiadi invernali, Reali di Svezia a caccia di voti per strappare i giochi all'Italia. Infatti i giochi ancora non sono fatti, ma presto si troverà una via decisionale proprio per arrivare a determinare chi ospiterà i giochi invernali. E intanto vediamo i sospetti sulla Merkel. E infine nella parte bassa della pagina, ora salverò Assange. Questo viene raccontato in questa prima pagina del Corriere della Sera e ci spostiamo adesso sul quotidiano La Verità, che apre su una notizia che riguarda la Chiesa Cattolica. E infatti, secondo La Verità, il giornale dei Vescovi fa pubblicità all'Islam anziché diffondere il pensiero cattolico. Sulla prima pagina di Avvenire l'invito a comprare un libro che spiega l'essenza della religione in 12 versetti del Corano. Ma se un quotidiano musulmano reclamizzasse un volume pro-cristianesimo, la redazione assolutamente verrebbe chiusa oppure bruciata. E diciamo che in un certo senso questa è la differenza tra i due tipi di religione, probabilmente, però ovviamente anche questo susciterà polemiche senza fine. E intanto vediamo nella parte centrale della pagina un'immagine soddisfatta e soprattutto additante di Trump, altro che minibotti, il vero nemico dell'euro si chiama proprio Trump. E intanto ha approvato adesso in commissione sanzioni alle ONG e più agenti, infatti ieri è stato approvato il decreto sicurezza bis. Nella parte centrale della pagina invece soldi sottratti all'UNICEF, indagini dei Pulitzer sui parenti di Renzi, la fondazione americana donò 5 milioni e mezzo ai conticini, poi si insospettì e cominciò a farli spiare. E intanto contro il governo il nuovo obiettivo del Gay Pride, abolire padre e madre. Questo viene lanciato proprio come notizia da questo quotidiano. Credo che assolutamente sia una notizia che non abbia verità né fondamento, anche perché alla base di qualsiasi concezione umana ci sono due elementi e sono l'uomo e la donna. Questo a prescindere da qualsiasi ideologia ci possa esistere. E ancora vediamo le altre notizie in primo piano.
Milano, lo jihadista curato è il reddito di cittadinanza e viene raccontato da Panorama, mentre doppio gioco di Erdogan nella NATO, non con i missili russi. E infine nella parte bassa della pagina, eccoci qua, la linea dura paga, Whirlpool non chiude più, Di Maio minaccia di abolire 15 milioni di incentivi pubblici ed ecco che subito si trovano le soluzioni, o almeno così sembra. E intanto nella parte bassa della pagina, l'anestesista è un mestiere pericoloso, per questo a 84 anni sono ancora in sala. Questo viene raccontato durante una vicenda che riguarda appunto un elemento importante degli interventi. L'anestesista veramente è un ruolo fondamentale, se sbaglia l'anestesista sono veramente problemi seri, soprattutto per la vita di chi viene operato. E ancora vediamo le altre notizie in primo piano, questa volta ci spostiamo sul Fatto Quotidiano e nella parte alta della pagina, partiamo proprio da lì, l'Alabama vara la legge sulla castrazione chimica per i pedofili, per i pedofili che escono dal carcere. Salvini, dicono, è il nostro modello, ma non è meglio lasciarli in galera, si domandano. E intanto vediamo nella parte alta della pagina, si parla del governo italiano, sfuriata di Conte a Salvini nel primo vertice post europei, il premier strapazza il capo leghista, basta dipingermi come il nuovo Monti, se no ti sbugiardo. Il presidente del Consiglio vuole evitare l'infrazione europea, ribadisce, se non ho una piena delega sono pronto ad andarmene. Da Bruxelles intanto si apre uno spiraglio, ma anche una richiesta secca, impegni precisi per il 2020. E nella parte più bassa, Consiglio Ministri, il DL sicurezza bis passa ma senza multe per migranti. Intanto i 5 Stelle serve tempo, mica siamo una ditta che dura i bagni, insomma. Questo viene raccontato da, ovviamente dal comico della situazione, che ancora una volta è Grillo. E intanto contro la noia giallo-verde ora mi faccio un bel partito. E nella parte centrale della pagina, depistaggi su Via D'Amelio. Due PM indagati per calunnia. Questo è il caso Scarantino, sotto accusa gli ex magistrati Nisseni, Palma e Petralia. Avevano infatti condotto la prima inchiesta sull'attentato a Borsellino. Alla procura di Messina sono arrivate anche 19 cassette con intercettazioni e interrogatori del falso testimone. E ancora Trivelle e Lucane. Tempa Rossa, il Movimento 5 Stelle ottiene l'alt dal CIPE e l'Alitalia, la Lega chiama in aiuto i soliti Benetton. Ancora vediamo nella parte bassa della pagina, Super Enalotto, il vizio del sogno, una posta da 167 milioni che secondo questo quotidiano può cambiare la vita. Infatti Super Enalotto sostiene che il suo è oggi il jackpot più alto del mondo, 167 milioni, roba da Panama Paper, tra 3,5 volte il debito della Lega, mentre Salvini rimborserà in 80 anni, e si domanda proprio il quotidiano con Minibot, la somma distratta allo Stato per conquistare il jackpot. Ci vuole un attimo, secondo quanto direbbe Briatore. Il tempo dell'estrazione. Nel tabacchino sotto casa, uno dei 38.000 posti dove si gioca in Italia, il Super Enalotto, ci sono 4 extracomunitari e 5 pensionati. Hanno appena puntato, sognare costa poco, sognare tutti i giorni diventa un vizio, un problema sociale, ma se vinci mica detto. E insomma, anche questa è una realtà con cui ci dobbiamo raffrontare e confrontare ogni singolo giorno. Ovviamente siamo tutti patiti, la maggior parte patiti del gioco, c'è chi lo sogna semplicemente senza mettere mano al portafoglio, immaginando di avere una vincita straordinaria e poter cambiare così la propria esistenza, e c'è chi invece ogni volta si reca al tabacchino quasi come se fosse una missione, un vero e proprio lavoro, e punta il suo quantitativo di denaro e gioca i numeri nella speranza di riuscire ad ottenere quel jackpot milionario che potrà veramente fargli realizzare i suoi sogni. Ma vi voglio ricordare che i sogni si realizzano in altro modo. Probabilmente il gioco può essere un incentivo fatto raramente, qualche volta, ma soprattutto se si prende l'abitudine e questo diventa poi un vizio, le tasche incominciano a piangere. Ancora vediamo gli altri quotidiani nazionali. Libero, roba da matti, Conte crede di essere premier, non ha mai preso un voto, la sua lista è accreditata all'1,8%, eppure l'avvocato del popolo bacchetta i vice premier e vuol trattare con l'Unione Europea, neanche
fosse il Presidente del Consiglio più sicurezza. La Lega incassa il decreto che multa chi ci porta migranti e intanto battaglie sbagliate, salario minimo, no, semmai quello massimo. E nella parte centrale della pagina, la terza ristampa in pochissime settimane, infatti va a rubare il libro di Salvini boicottato dalla sinistra, perché la censura rossa non si ferma, ecco altri quattro casi. Intanto nella parte destra della pagina, l'eurocomunismo di Berlinguer raccontato in prime pagine da ieri in tutti i giorni, proprio in seguito alla morte del politico. E ancora ali bucate, all'Italia perde soldi anche quando salgono i passeggeri. E nella parte bassa della pagina le vergogne senza fine di alcune case cosiddette di riposo, che in realtà sono dei veri e propri lager, dei luoghi dove nessuno vorrebbe mai nemmeno entrare. E infatti è proprio di ieri il caso di una casa di riposo di Ravenna, anziano costretto a mangiare le sue feci. Ancora il primo negozio dedicato ad altri elementi importanti del corpo, Guidi Gadget Sleep Bio a Milano, a quanto pare tutto fa tendenza. E ancora vediamo quelle che sono le altre notizie in primo piano. Il giornale, Salvini, ipotesi patrimoniale, mani nelle nostre tasche, folle idea. Tassare i risparmi nelle cassette di sicurezza degli italiani. Bruxelles dà l'ok all'euromazzata su Roma. Finta pace tra Conte e il leghista. Approvato il decreto sicurezza bis, ma attenzione perché è dimezzato. E intanto altro che schiena dritta il governo alla scoliosi. È questo che racconta Sallusti in questa giornata. E intanto nella parte centrale della pagina il boicottaggio a Trieste. Gli intellettuali chic hanno paura di una statua di D'Annunzio. E infatti sembra che le statue di Svevo, Saba e Joyce a Trieste, sì, quella di Gabriele D'Annunzio, no. La miccia per bloccare il vate è accesa dal PD, alimentata dalla solidità intelligenza politicamente cosiddetta corretta. E intanto nella parte centrale golpe dei giudici, governo razzista, delirio toghe rosse all'attacco di Lega 5 Stelle e il sogno Movimento 5 Stelle, giornali chiusi e news pilotate. Questa è la lezione che arriva proprio da Google e sembrerebbe proprio essere questa l'intenzione di chi comunque gestisce la nostra esistenza. E intanto nella parte bassa della pagina la storia d'amore malato a Parma, preso con la mano ai domiciliari con la moglie, c'è qualcosa che sfugge all'intelletto umano. Ancora vediamo le altre notizie in primo piano, ci spostiamo adesso su un'altra testata che è il Tempo. Juncker promette infatti l'inferno all'Italia. Il Presidente della Commissione Europea minaccia Conte, sarete sotto scacco lunghi anni, il Premier italiano gli ricorda, la tua ricetta in Grecia ha fallito, la trattativa è iniziata male. E intanto sicurezza ok, ora Salvini detta l'agenda, infatti è stato approvato il decreto bis, mentre nella parte bassa della pagina, rivoluzione San Pietrini, si comincia da Via Nazionale, ecco il piano del Campidoglio, in 68 strade saranno infatti tolte le storiche pietre, in 113 invece saranno rimesse. Ancora continuiamo a vedere le prime pagine quotidiane nazionali, dalla Repubblica allo sfogo di Conte, così vanno a sbattere il Premier contro Salvini e Di Maio. Resto se mi convincono, non se devo essere io a convincerli. Via libera al decreto sicurezza bis, multe alle navi pro migranti che sfidano i divieti, legittima difesa, il tabaccaio di Ivrea sparò al ladro alle spalle. E intanto nell'analisi di Tito Boeri, mini bot, una patrimoniale per le imprese. Ancora vediamo le tensioni con il Movimento 5 Stelle, all'Italia la Lega vuole Atlantia, mentre per il legame Lotti-Palamara c'è assieme altri nomi nell'inchiesta, infatti si allunga l'elenco e la lunga lotta dell'Italpizza. E ancora nella parte centrale della pagina vediamo una data storica. Oggi la data di nascita di una persona, di una bimba che non ha superato la maggiore età e che comunque ha fatto la storia. Stiamo parlando di Anne Frank, che se fosse sopravvissuta alla Shoah oggi avrebbe compiuto 90 anni. E infatti la vediamo in questa immagine e ricordiamo che nel suo diario ha raccontato veramente la vita
Ancora continuiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani, ci spostiamo adesso su un'altra testata, andiamo a vedere il manifesto cosa racconta e vediamo che nella parte alta si parla di sanità che affonda, altri tagli in vista, in 10 anni sottratti oltre 28 miliardi al Servizio Sanitario Nazionale. E per lo scontro Di Maio azienda Whirlpool prima chiude, poi nega. Intanto nella parte centrale della pagina arriva il raggiro di vite e sono in primo piano le notizie che riguardano il Consiglio dei Ministri che dà il via libera al decreto sicurezza bis. Tanto caro a Salvini per fermare i soccorritori dei migranti, però non ci sono le annunciate multe per ogni migrante salvato, ma sequestro e sanzioni fino a 50.000 euro alle navi che entrano in acque nazionali. E intanto nella parte bassa della pagina, conti pubblici, Bruxelles incalza, procedura più vicina e sullo sblocca cantieri il decreto apre varchi alle mafie. E ancora continuiamo a sfogliare queste prime pagine di oggi, il resto del Carlino. Salvini ora riformula giustizia all'intervista, nessun intento punitivo, ma c'è qualcosa che non va. E nella parte centrale della pagina, l'altra faccia della casta. Giuliano Gestra, 48 anni, assessore, muore mentre pota un albero pericoloso, un eroe normale della buona amministrazione. E intanto nella parte centrale della pagina, morti nello schianto, si salva il neonato, genitori di 24 anni contro un tir, il piccolo vivo tra le lamiere era sul seggiolino. E intanto vediamo nella parte destra della pagina, incognite caos è la maturità più difficile, 470.000 studenti già pronti per partire con questi esami. Intanto il futuro a rischio, deborto di spazio ai giovani o l'Italia morirà. E ancora vediamo gli altri fatti sulle prime pagine nazionali. Il dubbio, Juncker, l'Italia rischia grosso, ma Conte insiste, meno tasse. I tecnici di Bruxelles favorevoli all'avvio della procedura. E intanto la realtà attesa, la realtà che non cambia, raccontata da Carlo Fusi. Sono in tanti che aspettano che la realtà, indice agognata di funesterie, frottole e depistaggi, prenda il sopravvento e mandi a gambe all'aria narrazione della maggioranza sovranista populista e del governo irrisoluto che ne è espressione. Insomma, sembra che tutto sia ancora chiacchiere. E ancora vediamo nella parte centrale della pagina regole chiare e trasparenza, la linea di Bonafede sulle nomine del CSM. E sempre più giù, con l'avvocato in Costituzione, si chiude il cerchio dei dritti. Enzo Cheli, giudice emerito della consulta, e dopo 27 anni, attenzione, via D'Amelio, due ex PM indagati per depistaggio. Questa notizia ancora ci fa soffrire, soprattutto considerato l'elemento portante. Infatti la procura di Messina è iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di calunnia aggravata due ex magistrati di Caltanissetta, Anna Maria Palma e Carmelo Petralia, che si occuparono della prima inchiesta sulla bomba del 19 luglio del 1992, dando credito alle affermazioni del pentito Vincenzo Scarantino. I due magistrati sono ora rispettivamente avvocato generale a Palermo e procuratore aggiunto a Catania. Allora è stato notificato un avviso dalla DIA di Catania e ancora si riapre questa vicenda. Ma adesso cambiamo argomento, ci spostiamo nell'ambito sportivo con il Corriere dello Sport e vediamo che nella parte alta c'è la sfida di Zorro. Fonseca firma per 2 anni, oggi a Londra da Pallotta ai Baldini, il nuovo tecnico felice a Roma per creare qualcosa di speciale, mentre nella parte centrale della pagina, pieni di voi, 2-1 alla Bosnia e 4-4, finalmente gli azzurri ci divertono, due gol spettacolo di Insigne e Verratti trascinano l'Italia di Mancini alla rimonta dopo il vantaggio di Dzeko, qualificazione europea ora in discesa. E ancora nella parte più bassa, under 20, il VAR ci toglie la finale, battuti dall'Ucraina 1-0, annullato il pari di Scamacca al 91esimo, azzurri in lacrime. E ancora vediamo una prima pagina sportiva, tutto sport, Insigne e Verratti, oro d'Italia, fantastica impresa a Torino 2-1 e under 20, quello che viene già definito lo scandalo mondiale. Nella parte centrale della pagina invece Icardi e Dybala aspettano Sarri e nella parte sinistra gli allenatori EDS primi attori del mercato. Messina rivoluziona Milano, contratto triennale e pieni poteri per tornare al vertice del basket europeo. E con questa notizia terminiamo la prima parte della rassegna stampa. Vi lascio a qualche momento di pubblicità, ma ritorniamo subito dopo, quindi mi raccomando, non andate via.
incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus. Un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta, è collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale, ex Saint-Gobain Caserta. Tecnocampus, la soluzione al centro. Ed eccoci di nuovo in studio, pronti per affrontare le tematiche che ogni mattina ci vengono raccontate dalle testate online. Andiamo a vedere subito i fatti che riguardano la regione Campania e partiamo proprio dal caldo torrido che in questi giorni sta attanagliando tutti noi e vediamo subito i consigli dei pediatri per quanto riguarda i bambini. La temperatura di questi giorni, con punte che superano i 30 gradi, rischiano infatti di compromettere la salute dei più piccoli. Per questo abbiamo scelto di rivolgersi alle mamme e ai papà per sensibilizzarli e metterli in guardia. A parlare Antonio Davino, vicepresidente nazionale Federazione Italiana dei Medici e Pediatri. Quest'anno, dice il pediatra, abbiamo letteralmente saltato la primavera, siamo passati da una situazione di pioggia e di fresco ad un caldo torrido nel giro di una giornata. Come si dice, dal giorno alla notte stiamo constatando che molti piccoli pazienti minacciano e manifestano pazienti e problemi, perché il loro organismo non ha avuto il tempo di adattarsi e molti genitori per inesperienza non hanno compreso ancora l'importanza di evitare gli orari più caldi e una prolungata esposizione al sole. Insomma, questo è il primo elemento che pongono in risalto, ossia evitare i momenti più caldi della giornata. E ancora vediamo uno strumento fondamentale, ancor più perché i bambini sono estremamente sensibili alle temperature e al rischio di disidratazione, l'acqua, il meccanismo che è legato in gran parte alla sudorazione. I più piccoli infatti sudano di più e non riescono a disperdere efficacemente il calore. I bimbi che ancora non hanno iniziato a parlare al di là del pianto non sono in grado di far capire al genitore quali siano le sue esigenze, ecco perché è importante farli bere. Poi ci sono i rischi legati all'aria condizionata e all'uscita in orari inadeguati. Insomma, le tre caratteristiche principali che mettono in evidenza i pediatri: uno, l'acqua, avere sempre a disposizione l'acqua; 2, non far uscire i bambini negli orari più caldi, più afosi, che potrebbero creare problemi; e soprattutto prestare attenzione all'aria condizionata, che sicuramente non dà semplicemente il refrigerio, ma assolutamente non fa bene. E ancora vediamo da Napoli cronaca, il caos circumvesuviana, 3 treni sorpressi e proteste. Viaggiamo come sardine, in 2 giorni decine di corse cancellate per mancanza di personale e convogli, treni troppo vecchi. De Gregorio dice: di più non si può fare, il sindacato falso dare la colpa alle ferie. E infatti il secondo giorno di disagi in circumvesuviana, pochi treni sui binari, vagoni troppo vecchi, pezzi di ricambio carenti e personale stanco, non più in grado di accettare straordinarie. E questa la debacle ferroviaria della EAV, che lascia a piedi centinaia di pendolari, li costringe a lunghe attese sulle banchine per i troppi ritardi dei treni e induce ancora una volta gli utenti a protestare. Solo ieri mattina sono stati soppressi 6 treni e 12 corse, a cui se ne sono aggiunte altre 8 nel pomeriggio. Insomma, il caos prosegue e i disagi non accennano a diminuire. Lunedì, banchina sovraffollata a Porta Novolana, troppa gente in attesa, proteste, malori, ed è dovuto intervenire il personale dell'esercito. Ancora soppressioni ieri e forti ritardi, 2 casi più gravi, la corsa delle 7.22 da Sorrento per Napoli, dove si è viaggiato in vagoni stracolmi. E insomma, con questa calura, con questo tempo veramente che ci ha sorpreso, diventa sempre più complicato. E ancora passiamo alle altre notizie che arrivano da Napoli, Stadio San Paolo. Ecco 2 maxi schermi di ultima generazione. Le caratteristiche sono all'avanguardia, LED wall da 120 metri quadrati ad alta risoluzione grafica. Sono queste le novità per quanto riguarda il San Paolo. Sono 2 naturalmente di ultima generazione, le caratteristiche sono all'avanguardia. Guardi, allo Stadio San Paolo è finalmente cominciato il montaggio dei maxi schermi, diventato una vera e propria ossessione per i tifosi azzurri, cominciata addirittura nel 1990. Quello esistente fu sostituito a causa di una ristrutturazione per i mondiali da piccoli mini LED nei distinti e in tribuna.
Ora con le Universiadi il salto di qualità è certificato e da ieri è cominciato il montaggio delle carpenterie metalliche che sosterranno proprio i LED wall. E ancora vediamo le altre notizie in primo piano, sempre da Napoli, 7 parcheggiatori abusivi a processo. Il PM chiede dai 3 ai 5 anni di reclusione. Secondo l'accusa, incutevano timore agli automobilisti che per evitare danni alle vetture parcheggiate si piegavano al ricatto. Insomma, quello dei parcheggiatori abusivi è un ricatto in piena regola che viene perpetrato ogni giorno, ma in particolare ogni sera, e troppo spesso per evitare che ci possano essere ritorsioni si paga pur di stare tranquilli. Insomma, e ogni volta che qualcuno viene fermato, in questo caso diventa una vera e propria benedizione. Ancora da Napoli si parla ancora del crollo in via Duomo, perché attenzione, il giorno prima della tragedia già piovevano pietre. Infatti, racconta il titolare di un laboratorio di oreficeria, i familiari del negoziante morto: il tuo sacrificio non sia vano, pronti i primi avvisi di garanzia. E infatti è proprio questo che trapela ormai negli ultimi giorni, dopo quello che è accaduto sabato scorso al negoziante napoletano che ha perso la vita perché dei calcinacci gli sono finiti addosso. Adesso però sembrano svelare una realtà piuttosto inquietante. Gli incidenti non sono rari né in quella zona né in altre parti di Napoli né in tutte le città, come testimoniano tanti che si sono offerti di parlare in ogni situazione dove c'è incuria. E ancora vediamo altre notizie da Napoli, questa volta le notizie sono positive, si torna a parlare di Noemi, però si parla di lei perché questa volta la bimba ferita a Piazza Nazionale il 3 maggio scorso è stata dimessa dal Santo Bono e adesso è tornata a casa. E questa è la notizia che tutta la città aspettava, ed è tornata tra i suoi giochi, i suoi amici, la sua famiglia. La bambina di 4 anni ferita per errore nel corso di una sparatoria lascia l'ospedale ed è tornata nel suo appartamento. Finalmente siamo a casa e speriamo di riposare, non ci sembra vero? È stato questo il commento dei genitori all'avvocato Angelo Pisani, che assieme al fratello Sergio assiste la famiglia di Noemi, il penalista Angelo Pisani. In mattinata ancora in ospedale, Noemi aveva ricevuto la visita del governatore De Luca, che su Facebook ha scritto: incontro emozionante, simile a quello avuto nei giorni successivi al gravissimo episodio in cui è stata vittima innocente. Bisogna ancora una volta dire grazie ai medici e al personale sanitario che sono stati straordinari, confermando quanto sia un'eccellenza all'ospedale Santo Bono. Ancora vediamo gli altri fatti in primo piano, vediamo la vicenda da Whirlpool, la tegola dei dazi USA, governo ora cerchi un partner. Questo viene raccontato dal Mattino e l'andiamo a vedere proprio in questa pagina. E infatti c'è un non detto nella trattativa tra governo e la Whirlpool per salvare il sito di Virgin. La multinazionale americana ha deciso di spostare in Polonia o in Turchia la produzione delle lavatrici di alta gamma che si assemblano a Napoli. Hanno rilevato che questi modelli realizzati nell'ex stabilimento hanno segnato nell'ultimo anno un calo delle vendite del 25%. Sono convinti, con i dazi al vaglio della Casa Bianca e della Cina, i numeri sono destinati a peggiorare, perché dei 300.000 elettrodomestici fatti nel capoluogo campano, soltanto 60.000 vengono commercializzati in realtà in Italia. Insomma, tante difficoltà per questa azienda, ma soprattutto per i suoi dipendenti. Adesso però si spera in una svolta. E ancora vediamo Napoli, città a pezzi in una giornata, 60 interventi tra crolli e allarmi. E infatti solo ieri, avvisa Giovanni Nanni, direttore regionale dei Vigili del Fuoco della Campania, abbiamo effettuato oltre 60 interventi su Napoli. Due squadre di uomini girano senza sosta da 4 giorni nel centro storico, muri di contenimento crollati, persiane che volano, calcinacci che piovono giù, una 22enne di origine nigeriana ferita alla testa da una pietra a forcella lunedì sera. E insomma, segnalazioni continue di danni e soprattutto di elementi che crollano. E questa la realtà raccontata proprio in questi giorni in seguito alla morte di quest'uomo che vediamo anche dal Mattino. Il giallo della perizia e cornicione killer, pensate un po', era stato segnalato già nel 2018. La parte terminale, quella più alta del cornicione, presenta delle criticità su cui occorreva intervenire. Uno degli stralci della consulenza firmata da un professionista napoletano per conto dell'assemblea condominiale nel dicembre 2018, un documento finito agli atti dell'inchiesta sulla morte di Rosario Padolino, il commerciante di 66 anni, stroncato dal crollo di pezzi di un cornicione. Un'inchiesta che entra nel vivo dopo l'acquisizione di carte da parte degli inquirenti e in seguito all'escussione di alcuni testimoni. Indagine alla svolta, in queste ore la procura potrebbe notificare alcuni avvisi di garanzia per consentire a tutti i soggetti
potenzialmente coinvolti nell'accertamento dei fatti di nominare un difensore e di offrire la propria versione dei fatti. Secondo l'articolo del Mattino, sono tre i soggetti su cui incidono in queste ore le indagini. Si tratta dell'amministratore ed ex amministratore del condominio al Civico 228 e l'attuale amministratore del condominio del Civico 238. Doverosa a questo punto una premessa. Si tratta di passaggi dovuti che non vanno confusi con una sentenza di condanna in via definitiva, ma con un mezzo di verifica di quelle che sono le ipotesi investigative. Ancora, insomma, i fatti non sono stati accertati, ma sicuramente si sta valutando e soprattutto indagando per riuscire a comprendere la natura di questo tragico evento. E ancora a Napoli, ancora una notizia di cronaca, il raid a Piazza dei Martiri, ecco il punto debole degli uomini talpa. Hanno lavorato per tutto il fine settimana forti di una conoscenza militare del sottosuolo, si sono scambiati informazioni, così come avviene in una vera e propria squadra di professionisti, si sono spalleggiati nei momenti più difficili, quando là sotto era davvero buio pesto. Poi l'azione nella mattinata, un colpo secco, l'effetto sorpresa quando sono arrivati i titolari e i dipendenti del negozio. Insomma, una vera e propria rete per stupire tutti e soprattutto per potersi intrufolare in un negozio e rapinarlo come se niente fosse. Ancora vediamo le altre notizie. Da Casapesenna, ucciso per errore dalla camorra, ma a quanto pare Salvini blocca il risarcimento ai familiari. Il giudice riconosce un diritto alla moglie e alle figlie di Pasquale Pagano, il Viminale fa appello contro la sentenza. E infatti giustizia dopo 27 anni, anzi no. Il Ministero dell'Interno, guidato da Vice Premier Matteo Salvini, ha proposto appello per la riforma della sentenza pronunciata dal giudice Ettore Favara del Tribunale di Roma, che aveva accolto il ricorso presentato dai familiari di Pasquale Pagano, ucciso dalla camorra nel 1992 per uno scambio di persona, riconoscendo il loro diritto all'elargizione di denaro come vittime innocenti della criminalità organizzata. Insomma, la sentenza del giudice Capitolino c'è stata circa un mese fa, ma è stata resa nota solo in queste ore in seguito alla notifica dell'appello proprio da parte del Viminale. Ancora vediamo gli altri fatti in primo piano, si parla di camorra ancora una volta, questa volta però a Orta di Atella, sconto in appello per l'ex sindaco Brancaccio, condannato a 6 anni e 8 mesi, appoggio elettorale dai casalesi per la speculazione edilizia, 6 anni e 8 mesi, pena ridotta in appello per l'ex sindaco di Orta di Atella, Angelo Brancaccio, accusato di associazione a delinquere di stampo mafioso per i suoi rapporti con i Mallardo, dai quali avrebbe ricevuto sostegno elettorale in cambio di speculazioni edilizie. Ed ancora vediamo gli altri fatti in primo piano, così come ci vengono raccontati da Caserta News. Indagine sul consorzio idrico, 3 anni coperti dalla prescrizione nel mirino della Guardia di Finanza, soprattutto presidente e vice. Infatti il periodo dal 2011 al 2019 è quello finito al centro dell'inchiesta della Guardia di Finanza. Le attività investigative condotte dai militari del nucleo di polizia economico-finanziaria di Caserta hanno infatti accertato che il manager del consorzio, ente normativamente costituito per la gestione del servizio idrico di diversi comuni della provincia di Caserta, ha indebitamente corrisposto nel periodo dal 2011 al 2019 emolumenti stipendiali al presidente Pasquale Di Blasio e vicepresidente dell'assemblea consortile Carmine Palmieri all'intero consiglio di amministrazione, riconoscendo cospicue somme in particolar modo per le figure del presidente e del vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, a cui sono stati elargiti compensi più sostanziosi. Questo, ripeto, secondo quanto riportato da Caserta News. E ancora andiamo a vedere le prime pagine quotidiane online da Caserta Focus. Vediamo incidenti che si ripetono sulla strada, questa volta parliamo di Maddaloni, due auto si scontrano all'incrocio per Maddaloni proprio ai Giardinetti. E infatti al solito incrocio dei Giardinetti un ennesimo incidente, un'auto finisce fuori strada e il conducente dell'auto è rimasto ferito. Una carambola tra un'auto che veniva da Maddaloni e un'altra da Valle di Maddaloni, un forte impatto che ha portato l'auto che proveniva da Maddaloni nell'erbetta. Insomma, il conducente è rimasto ferito, sul posto l'ambulanza che lo ha soccorso, per fortuna però nulla di grave per chi comunque è rimasto ferito nello scontro. Attenzione soprattutto alle strade di Caserta, non tanto perché siano esse pericolose, ma soprattutto perché si guida senza prestare attenzione né a se stessi né a chi circola con noi. Cerchiamo di mantenerci vigili e soprattutto cerchiamo di rispettare le regole per non incorrere in incidenti. Già nella giornata di ieri si sono verificati altri scontri sulla variante che comunque porta da
da Santa Maria a Maddaloni, una vicenda che ormai si ripete sempre più spesso. Prestiamo più attenzione, cerchiamo di non sorpassare laddove è vietato e stiamo attenti, ripeto, a noi stessi e agli altri. E con questo avvertimento termina qui la rassegna stampa di questa giornata. Vi ringrazio per aver scelto Teleprima ed essere stati con noi. Ringrazio come sempre Tecnocampus che ci offre la possibilità di fare informazione insieme a tutti voi e l'augurio è che oggi sia una splendida giornata e l'appuntamento si rinnova sempre per la giornata di domani, stesso posto, stessa ora e sempre con me. Buona giornata a tutti. Questo programma è stato offerto da Tecnocampus.